Una nave della Marina Militare Italiana ha appena attraccato al porto di Pozzallo, nel sud della Sicilia, con il suo carico umano. A bordo 362 immigrati clandestini. Sono di varia nazionalità, vengono dalla Siria, dal Mali, dall'Africa subsahariana, dal Pakistan. Tra di loro 5 donne incinte e 48 bambini. La nave che li ha soccorsi fa parte di Mare Nostrum, l'operazione italiana avviata l'anno scorso per prevenire nuovi drammi. Li abbiamo intercettati a circa 70 miglia da Lampedusa. Questi soccorsi sono avvenuti con mare non così calmo, quindi in questi giorni ci sono parecchi interventi in corso. 4 scafisti sono stati arrestati, 3 tunisini e un siriano, mentre gli immigrati sono portati nel centro di prima accoglienza di Pozzallo, vicino Ragusa. Da gennaio in Sicilia sono sbarcati oltre 25.000 immigrati, un aumento dell'800% rispetto all'anno scorso. In via eccezionale le nostre telecamere entrano nel centro di prima accoglienza. Potrebbe ospitare 180 persone, ma ne riceve sempre più del doppio. Spesso restano mesi a causa della saturazione degli altri centri. Molto elevati i costi. Costa la presenza delle cooperative, della protezione civile, il bestiario che diamo, il vitto che ci costa 15 euro al giorno per ogni persona. Questi immigrati sono partiti dalla Libia pagando agli scafisti un alto prezzo, circa 1000 euro a testa. Molti denunciano le aggressioni della milizia in Libia. Anche se stai solo camminando per strada, ti attaccano, ti violentano, rubano i tuoi soldi. Anche la polizia ti arresta senza motivo. Ho ferite fatte dai libici. Numerosi in questo sbarco i siriani, intere famiglie con bambini piccoli. Perché rischiare la morte nel Mediterraneo? Le nostre case sono state distrutte, molti dei nostri familiari sono morti durante la guerra. Dobbiamo emigrare soprattutto per preservare la vita dei nostri figli. È l'essenziale. Dimenticare la guerra, ma non solo. Per molti l'Europa resta una chimera dove sperare un futuro migliore. Cosa si aspettano e dove vogliono andare? Questo ragazzo della Costa d'Avorio ci ha raccontato una terribile traversata del deserto con un obiettivo. Voglio studiare francese, è molto importante per me. Voglio andare in Germania, Danimarca, Svezia, l'Europa è bella. Nessuno tra gli immigrati con cui abbiamo parlato vuole restare in Italia. Il sindaco di Pozzallo critica le attuali regole europee che obbligano i clandestini a chiedere asilo nel primo paese in cui arrivano. Molti scappano da questi centri per raggiungere la loro meta. Mi pare estremamente sbagliato il fatto che molti sappiano che se identificati in Italia debbano rimanere in Italia, li costringe ad una fuga prima della identificazione. Gli sbarchi sono un'emergenza continua, in Sicilia non c'è solo Lampedusa. Il governo italiano reclama la solidarietà dei paesi del nord Europa.